Unità già minata del tecnico, che egli ne dica. Perdere e vincere, terim e terim. Rappresentate tra campo e panchina, i giocatori italiani sono 10, 6 nel Milan, 7 debuttanti. Le scelte di Cooper, 4-4-2 con Viva, Sezzanetti sulla corsia di destra, Di Biagio e Seedorf a centrocampo, Ventola e Callon le due punte. Le scelte di Terim più offensive che mai, Serginho, Rui Costa, Inzaghi, Shevchenko, tutti insieme, Costa Curta a destra in difesa, Calazze a centrocampo. L'arbitro è Collina al suo quinto derby, lo stesso che diresse il 6-0 per il Milan dell'11 maggio scorso. Zanetti, Seedorf e Di Biagio, i reduci nell'Inter della storica sconfitta. Luci basse a San Siro, calo di tensione improvviso. Collina parlotta prima con i due capitani, poi chiede a Cooper e Terim se vogliono iniziare. Cooper sembra dire di sì, non ha problemi. Terim prima attende e poi ci ripensa. Si parte con 10 minuti di ritardo. Prima conclusione di Shevchenko, di poco a lato, siamo nei primi minuti del match. Poi c'è questa uscita di Toldo, impresa audace, Collina lo grazia. 12esimo, Seedorf cambia settore, Guli. Il controllo, arriva Giorgato sulla sinistra, ancora Guli, il traversone, Callon su un pallone impossibile, scivola Biati e Ventola porta in vantaggio l'Inter, il terzo gol di Ventola in questo campionato, il primo in un derby. Rivediamo la scivolata di Abbiati colto in controtempo, arriva Ventola, Inter in vantaggio, buona Inter, ma il Milan si affloscia incredibilmente, prova il contropiede in profondità di Biagio per Callon, Laursen, autore di una ottima partita, lo anticipa. Si sbraccia anche Cooper con i suoi giocatori. Si vede il Milan con Rui Costa. Prova il cross, c'è questa deviazione con il braccio di Giorgatos, involontaria per Collina. Ancora il greco e ancora l'Inter con Guli, l'ex che cerca a tutti i costi il gol. La conclusione debole verso Abbiati. L'Inter manovra bene in campo. Buone geometrie, il Milan prova a rispondere con questo lancio in profondità di Calazze verso Inzaghi, ma Toldo è ben piazzato a centroporta. Siamo al 38esimo minuto, Terim si fa torvo, Guli sulla zona sinistra d'attacco, l'Inter sfonda spesso, combinazione con Giorgatos, Ventola e Callon troppo vicini alla porta, il Milan in qualche modo rimedia. Ancora l'Inter con Callon, Ventola, 2 contro 5, prova la profondità il giocatore della Sierra Leone. Ancora per Ventola, Biati è ben piazzato. E siamo adesso al 42esimo, il primo cross vero di Serginho del primo tempo, il colpo di testa di Inzaghi. Poi nella ripresa il cambio che deciderà l'incontro. Contra per Albertini, probabilmente sofferente, Gattuso va in mezzo, difesa 3 per il Milan che conclude subito con Shevchenko. E passiamo al settimo, punizione di Seedorf e Maldini anticipa così il pericolo su Di Biagio. Serginho, adesso il Milan si fa più spavaldo, le giocate riescono, Rui Costa si libera, prova la conclusione verso l'ex compagno di squadra, Toldo. Ancora il Milan. Serginho, Rui Costa, un'occhiata in area, una illuminazione, Shevchenko, il colpo di testa che non perdona. 14esimo minuto, 8° gol in un derby per il giocatore ucraino, il 6° in campionato, il pareggio non è finita. Esulta anche Fatih Terim, così. 16esimo, Shevchenko, attenzione, osservate bene questa azione, palla a terra, Calazze, svelto, verso contro il rumeno, sinistro. Toldo non ci arriverebbe mai, il gol del vantaggio del Milan che ribalta così la situazione in campo, il sinistro imprendibile di contra, siamo al 16esimo, ancora Fatih Terim, eccolo, e si va al 20esimo, Rui Costa contra sempre dal suo destro, il pallone per Inzaghi, libero, completamente libero davanti a Toldo. Ed è il gol del 3-1, 3 gol in 6 minuti per il Milan. Il gol di Inzaghi. L'Inter non ci capisce letteralmente più nulla. Va fuori Inzaghi, entra Donati, poi Adriano sostituisce Ventola. Ci sarà anche Zanetti per Di Biagio e successivamente Okan per Giorgatos. Passiamo adesso al 31esimo. Serginho, sempre libero sulla sinistra, combinazione con Rui Costa. Il pallone lì.
solo da calciare in rete per Shevchenko, vero giustiziere dell'Inter nei derby. 7 gol in classifica dei marcatori e 4-1, e 10 gol che il Milan rifila all'Inter in 2 derby. E queste sono le facce stravolte di Cooper, di Materazzi e l'abbraccio di Rui Costa a Fatiteri. Ma c'è ancora il tempo al 46esimo. Callon, Okan, ancora verso Callon che è libero di controllare e di ribadire in rete. 4-2 il punteggio finale. Inter crolla l'imbattibilità stagionale dopo un secondo tempo da riflessione. Milan sempre vincente nelle notturne, porta 94 le sue vittorie nei derby, ma questa è la vittoria sicuramente di Fatiteri. A te Marco Mazzocchi. Verona davvero sorprendentemente in testa alla graduatoria, è l'ottava giornata ma in realtà ne sono state giocate 7, era dal 72-73 che una esordiente o comunque una matricola non era da sola in testa al campionato dopo 7 giornate. La coppia Inter-Milan segue, poi Bologna 13, Juventus e Roma 12, Verona 11, Brescia 10, Udinese, Lecce 9, Lazio e Piacenza 8, Parma 7, Torino, Fiorentina e Perugia 6, Atalanta 4, Venezia 2, diceva Marco Civoli, 7 gol in classifica.